gioia. Cara Lorella! Grazie! Oh, come stai? Con 20 anni di meno! Come stai? Con 20 anni di meno, Lorella! La conosci? Ma certo! Lorella Goggi! Lorella Goggi, fra di noi, ad acqua calda! È un qualche cosa di indescrivibile! E so che è banale, so che non si dovrebbe dire perché fa parte di un retaggio ormai desueto, però... non so se mi sono preparato. Andiamo, mi sono preparato stasera. Però quando ce vuoi, come dicono a Roma. Loretta Goggi, siamo felicissimi di averti qua in mezzo a noi e al nostro pubblico che ti adora e soprattutto ci adora, vero? Un pubblico che ci adora. Ci adora. Sì. Ci vuole bene, il nostro pubblico ci vuole bene. Voi siete proprio sicuri che il pubblico impazzisca per voi? Ci vuole bene. Il nostro pubblico ci vuole. Manco le mani, attenti. Scusa, un pubblico che ci ama. Cioè non che sarei ci adora. Così. Non ci credi, Nino? Diamo la prova. Ma dai. Chiedi. Tu prova a chiedere. Guardate che io chiedo sul serio. Ma chiedi. Chiedo. Guarda, sonda. Chiunque tu voglia. A caso, così, sonda, dove voglio? Allora scelgo qualcuno da quella parte. Quella signora là. Guarda. Quella signora là, quella col bacco rosso, signora? Ce l'ha con me? Sì, brava. Cosa penso di Prassic e Paletti? Sono simpatici. Sono due personcini che mi piacciono molto, mi ricordano i Muppets, quelli che si vedono alla televisione inglese. Come dici, come comici? Come comici? Saranno mica comici quelli lì? Ah sì? Ma scrivetecelo sotto perché non si capisce. Veramente, lo dico nel vostro interesse della trasmissione, non si capisce proprio. Allora? Oh, ma scusa, su centinaia di migliaia di persone che c'erano, vai a prendere quella col bacco ma rosso. Era vestita di rosso. Quella col bacco rosso, proprio quella? Scusa, con Nino. Con centinaia di migliaia di persone come che come dice il proverbio, una rondine non fa primavera. Certo. Bella questa. Scusa, allora vogliamo cercare un'altra rondine? Ma quella che vuoi, quella che cerchiamo vuoi. Cerchiamo di là. Di là, ma una casa. Chiedi. Sì, quella signorina lì, che lei che ha alzato la mano? Lei che ha alzato la mano, sì, il microfono. Cioè, Prassic e Paletti? Ma io li vedo come comici alternativi, nel senso che quando ci sono loro in televisione mi chiedo sempre se speriamo c'è un'alternativa su un altro canale. Cioè. Ma scusate tanto, hai preso quella con la puzzola sotto il naso, proprio quella snob intellettuale, dai. Scegliete voi, dai. No, no, scusa, no, come io. Proprio su un milione e milione di persone, proprio quelle. Scusa, due rondini non fanno primavera. Questo è proprio più antico. Questo è proprio cinese, direi. Vabbè, scegliete voi, dai, scegli tu, Giorgio. Ma guarda, una donna come noi, come Nino e me. Scegliamo mio cugino. Ma no, che tuo cugino, scusa. No, i parenti sono esclusi. Quelli sono esclusi. Non so, la signora delle pulizie che... Ma quella là, già, guarda, c'ha la faccia che vi adora, non è giusto, signora? Guarda, Sonia. Signora? Signora, cosa pensa di Prassic e Paletti? Che pensa? Dica, Loren! No, dico che pensa di Prassic e Paletti. Ma non lo so, ma chi capisce a quei due? Guarda, per me sono troppo da cervello, ma si dice, intellettuali. A me mi piace Funari che parla come magna, capito? Poi il signore, oh, mi lasciava quel camerino. Non specchio, mica come sti uzzazzoni, Chi è causa del suo male? E anche a te stesso.